è dove trovare una vergine da sposare. Capito, cari amici? Dove trovare una vergine da sposare? Voi lo sapete, cari amici, che la cosa più bella per noi uomini è sposare una vergine. Però è diventato difficile trovare una vergine da sposare, molto difficile. Ma io qua vi insegno come potete fare per trovare una vergine da sposare. Ve lo insegno, io sono un filosofo, il filosofo ama la sapienza. Allora, io mi sono informato per bene e ho verificato che il paese dove puoi trovare una vergine da sposare è l'Arabia Saudita, dove ci sono dei costumi ancora molto severi, e specialmente nei confronti delle donne. E in Arabia Saudita ci sono ancora dei costumi molto tradizionali e le famiglie in Arabia Saudita allevano le loro figliole e nella virtù della purezza, perché vogliono consegnare le loro figliole vergini al marito. Voi sapete che in Arabia Saudita le donne, per esempio, non possono ancora guidare l'automobile, perché gli imam dicono non consentire mai ad una donna di guidare, cioè non consentire mai a tua moglie di guidare un'automobile, perché la prima cosa che farà tua moglie quando guiderà l'automobile sarà quella di metterti le corna. Quindi in Arabia Saudita sono molto attenti a tali questioni e in Arabia Saudita ancora la si può trovare una vergine da sposare. Quindi si tratta semplicemente di procurarsi un passaporto e andare in Arabia Saudita. E lì si entra in amicizia con qualche famiglia e si avvicina la figliola di qualche... premesso che lì ti puoi sposare anche con una ragazza, una girl di 12 o 13 anni, lì è consentito, non ci sono problemi lì. E magari tu sei un impiegato statale, hai il posto fisso, vai in Arabia Saudita durante le ferie e lì manifesti la volontà di sposare una girl di 12-13 anni. E la famiglia è contenta, la famiglia, perché in Arabia Saudita ci sono gli sceicchi del petrolio che sono ricchi, ma poi il popolo non è ricco. E il popolo te la affida volentieri una girl vergine da sposare, te la affida volentieri. E c'è soltanto un problema, che essendo l'Arabia Saudita ancora con di costumi fortemente tradizionali, non te la danno una vergine da sposare. E se tu sei un infedele devi prendere la religione dell'Arabia Saudita, cioè che è la religione islamica nella versione sunnita. E dici: ma devo cambiare religione? Beh, pensa che la storia ci insegna che ci fu un principe in Francia che doveva diventare re di Francia, ma non poteva diventare re di Francia perché non era di religione cattolica, era di religione protestante, ugonotta. Allora lui decise di cambiare religione dicendo: Parigi val bene una messa cattolica, cambiò religione per diventare re di Francia. E tu puoi benissimo cambiare religione per sposare una vergine. Tu cambi religione, passi dal Dio cristiano, passi al Dio islamico, non è che cambi molto, non cambia molto. Una volta che tu hai cambiato religione, che sei diventato islamico, tu ti sposi la girl dell'Arabia Saudita, che avrà 12-13 anni, è senz'altro vergine, perché come tale te la consegnano i genitori, e poi dopo il matrimonio tu puoi verificare. E dopo che l'hai sposata, e torni con lei in Italia, torni con lei in Italia. In Italia nessuno ti può dire niente, perché c'è libertà religiosa in Italia, tu te ne stai, torni al tuo posto di lavoro, magari sei impiegato dello Stato, e
impiegato comunale, sei un impiegato regionale, ma puoi anche essere il dipendente di un'azienda, va bene? E te ne stai con la tua mogliettina, vergine, vergine. Anche qua da noi in Italia tanto tempo fa ci si sposava con le vergini, c'era la prova, della verginità, perché la prima notte di nozze, quando lo sposino occidentale si sposava, poi la mogliettina sverginata prendeva sangue, si asciugava e faceva vedere il fazzoletto insanguinato, lo faceva vedere per mostrare a tutti che era stata sverginata. Succedeva anche da noi una volta che si sposava con le vergini. Oggi non più. Oggi per trovare una vergine con certezza e devi andare in Arabia Saudita. Cambi religione da cristiano, diventi islamico, ma tanto Dio è uno solo. Tutto qua. Quindi se vuoi sposare una vergine, durante il periodo delle tue ferie, vai in Arabia Saudita e la trovi subito una vergine da sposare. E poi torni in Italia e nessuno ti può dire niente, tu vivi felice e contento, perché nulla, non c'è niente di meglio a questo mondo che sposare una vergine, capito? Non c'è niente di meglio. Ok, cari amici, io ho compiuto la mia buona azione quotidiana, perché sono un filosofo. E i filosofi amano comportarsi bene. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.